La riforma Fornero emanata dal governo Monti nella primavera scorsa avrebbe dovuto combattere la flessibilità cattiva e introdurre la flessibilità buona. È stato alla fine al centro del dibattito, è stato posto l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che forniva il rimedio nei confronti del licenziamento illegittimo dell'impresa medio-grande. Il risultato è stato una accentuazione del dibattito, un'accentuazione dello scontro politico. Dal punto di vista tecnico la riforma è pessima, avrebbe dovuto risolvere una serie di problemi, dare certezze agli imprenditori, ridurre il contenzioso, è riuscito a rendere più lunghi i processi, ad aumentarne il numero e a rendere estremamente precarie le certezze. Credo che in parte questo si debba ad un eccesso di pedagogia ideologica che ha caratterizzato l'attività di riforma del governo Monti, avendo un modello e volendolo applicare alla realtà.